Le 13:46 minuti al Liberamente con la buonissima Alice De Fabritis e Giulia Abbiati, pronti per tenervi compagnia fino alle 15. Allora, tra poco ci collegheremo con un ospite, Luca Bertoncello, che insomma ci darà delle delucidazioni riguardo a un'arte molto particolare che è il Wing Chun Kung Fu, dove poi insomma parleremo di questa arte, cercheremo di capire anche le applicazioni di questa arte marziale che poi viene dal Kung Fu, e cercheremo insomma di informarci un po' di più, anche magari per praticarla, perché no? Perché comunque è sempre bello anche conoscere degli sport nuovi e delle pratiche nuove. Ce l'abbiamo. Ciao Luca. Ciao Tommaso. Buongiorno e grazie dell'invito. Come stai? Tutto bene? Tutto benissimo, un po' di corsa ma tutto alla grande. Tutto a posto, è sempre così, è bello andare di corsa. Allora Luca, partiamo dalla prima domanda, che credo sia la domanda più importante e da cui poi gira tutto, sulla quale poi gira tutto quanto, ovvero: che cos'è il Wing Chun Kung Fu? Allora, il Wing Chun fa appunto parte degli stili di Kung Fu, quindi di questo macro gruppo, macro insieme, chiamiamolo così, che è appunto, rappresenta un po' le arti marziali cinesi, anche se sarebbe più corretto dire Wushu, che è un termine un po' più moderno, ma sarebbe più corretto. Kung Fu fondamentalmente significa impegnarsi a fondo per raggiungere un obiettivo, quindi questo è il significato del termine Kung Fu, tante volte viene fuorviato. Comunque, ok, diciamo che genericamente fa parte di queste discipline. È una disciplina creata circa 450 anni fa da una monaca, Mui, è stata portata, diciamo, abbastanza al successo grazie a Ip Man, che è stato l'insegnante di Bruce Lee, di cui sicuramente un po' tutti, anche gli ascoltatori, avranno sentito nominare o visto qualche film, insomma, visto che di recente ne hanno fatti parecchi. Ecco, assolutamente. E la domanda è: da cosa si differenzia, per esempio, rispetto alle arti marziali o alle arti di combattimento? Cioè, comunque non è un'arte, mi viene da pensare, tipo il Taekwondo, ecco, in questo senso, non è un'arte che magari può essere utilizzata per far male. Ma diciamo che tutte le discipline marziali tradizionali nascono per difendersi, non nascono per fare chiaramente sport, non nascono per fare confronti, quindi un po' le arti marziali tutte tradizionali, che siano cinesi o coreane o giapponesi, sono nate con quell'obiettivo. Dopo alcune sono state portate, diciamo, a livello sportivo, e quindi sono state tolte delle cose e standardizzate, messi dei regolamenti, eccetera eccetera. Altri come il Wing Chun fortunatamente rimangono puri, quindi questa è un po' la differenza, diciamo, tra discipline. Cosa differenzia dalle altre il Wing Chun? È una disciplina a corta distanza, quindi non ci sono capriole, salti, calci alti, è tutto molto corto, è adatta per la difesa personale da strada, quindi appunto, essendo che si va a lavorare sulla corta distanza, è molto adatta a quelle che sono le aggressioni, diciamo, in esterna, e dopo altre cose, però chiaramente i punti più fondamentali sono questi. Quindi niente acrobazie, okay. Molto efficace, diretta e relativamente semplice da imparare. Ok. No, magari Luca, tra poco approfondiamo anche un pochino, perché secondo me è molto interessante poi capire e informare i nostri ascoltatori e capire bene se tutti, diciamo, siamo idonei, se possiamo dire così, a praticare quest'arte, e appunto magari chiederti se effettivamente per tutti, o ci sono persone che magari hanno una problematica fisica alla quale appunto devono fare particolarmente attenzione, quindi non possono partecipare a questo tipo di arte, o invece se è un'arte che consigli un po' a tutti. Ma lo approfondiamo tra poco, restate con noi. Ora sì, ora è il mio momento, alle 13:56 minuti qui su RTL 102.5 News. Chiedo scusa al meteo, mi sono intrufolata un attimo all'interno del, diciamo, di tutte le loro informazioni. Ecco, ci siamo tornati. Per chi si fosse collegato solo in questo momento, abbiamo collegato al 233 del digitale terrestre oppure 737 di Sky Luca Bertoncello, e stavamo parlando appunto del Wing Chun Kung Fu. Ecco Luca, ci siamo lasciati poco fa con una domanda, io te la rifaccio appunto: secondo te questa disciplina è praticabile per tutti, da tutti, o sconsiglieresti a qualcuno di fare appunto questa pratica, questa disciplina? No, essendo un'attività non agonistica, è adatta prevalentemente a tutti, nel senso che comunque ognuno arriva fino al proprio livello. La Wing Chun Academy, che è l'accademia che rappresenta a livello nazionale come coordinatore, nasce nel 1992, e da quell'anno, che è stata fondata appunto dal mio maestro, che era Master Paul Tang, che non risiede in Italia ma comunque è maestro e fondatore dell'accademia, ci tengo a ricordare. Da quell'anno abbiamo avuto centinaia e migliaia di allievi, direi.
passando un po' in tutte le categorie, quindi dal ragazzo giovane di 9 anni fino ad arrivare anche alla signora o il signore più anziano, anche di 65-70 anni, insomma, chiaramente ognuno fa quello che riesce a fare. La cosa importante è capire che queste discipline marziali, in questo caso il Winsung, aiutano a fortificare il corpo in ogni suo aspetto, perché non va a focalizzarsi su una singola, diciamo, su un singolo segmento del corpo, ma va a focalizzarsi su tutto l'insieme corpo, mente. Quindi attraverso il corpo sviluppo anche la mia mente. Adesso sarebbe un discorso un po' lungo da fare in pochi minuti, però fondamentalmente questo dà innanzitutto una sicurezza per chi è insicuro, quindi parliamo della parte un po' più giovane, dà una maturità a chi è un po' più adulto, quindi dà anche una consapevolezza di quella che è la realtà un po' più, diciamo, dettagliata, e a chi è un po' più in là con l'età sicuramente dà un beneficio a livello mentale. Ricordiamo ad esempio che il fatto di utilizzare anche la mente per imparare le forme o per imparare gli esercizi fa sì che la mente rimanga attiva, problema che hanno gli anziani, che purtroppo tante volte lasciano perdere questo aspetto, con tutte dopo le problematiche e malattie che insorgono. Quindi diciamo che va bene per tutte le età, va bene sia per uomini sia per donne. Per le donne è particolarmente indicata, poi come ho detto prima, è stata, si narra la leggenda creata da una monaca, quindi da una donna, a prescindere che sia vera o meno la leggenda, comunque è adatta per le donne, perché non fa uso eccessivo di forza muscolare. Fa uso di potenza tendinea, quindi di quelle che sono le caratteristiche dei tendini e dei muscoli, diciamo la fascia fibrale un po' bianca e rosa, che sono quelle che più o meno abbiamo sviluppato tutti, non rossa, e quindi è adatta anche alle donne prevalentemente. Infatti teniamo anche molti corsi sulla difesa personale femminile, che li chiamiamo corsi Viper, sono delle infarinature che teniamo in tutta Italia, anche con le amministrazioni comunali, e molto spesso anche gratuitamente, quindi siamo appoggiati anche sul sociale, Ecco. su questa tematica, insomma. Ed è una cosa molto importante, visti anche i tempi che corrono. Non servirebbe, ma in realtà oggi è utilissimo fare anche dei corsi di autodifesa personale, perché possono sempre servire in ogni occasione. Luca, grazie mille per essere stato con noi e per averci, insomma, dato tutte le notizie su quest'arte marziale. Grazie mille. Grazie a voi.